Allora, adesso andiamo a parlare della visita in Turchia del ministro della difesa Guerini. Ad Ankara ha incontrato il collega turco Akar, una missione programmata che è stata rimandata a causa della pandemia, ma che cade in un periodo di forti tensioni per via del sostegno militare turco al governo libico di Serraj. La corrispondente Lucia Goracci. Il ministro della difesa Guerini incontra il collega turco Akar, appena rientrato da Tripoli. Il momento è cruciale in Libia, dove l'Italia appoggia il governo internazionalmente riconosciuto del premier Serraj, come la Turchia, che però ha mandato al suo fianco combattenti e jet determinanti per il rovesciamento di fronti che vede ora il generale ribelle Haftar assediato a Sirte. Non esiste una soluzione militare alla crisi libica, dichiara il ministro Guerini, né può esistere una Libia divisa. Abbiamo condiviso l'esigenza di lavorare ad una soluzione politica per la pacificazione, della Libia, superando situazioni critiche quando ci sono. Chiaro riferimento al recente incidente nel Mediterraneo tra navi francesi e turche. La Francia ha accusato la Turchia di avere minacciato di aprire il fuoco per coprire forniture d'armi in violazione dell'embargo. Ankara insiste e Parigi chiede scusa. Mediterraneo, crocevia di migranti, con la Turchia che gioca le sue carte sull'Europa. 300 tra siriani, iraniani, afghani e somali sono stati intercettati dai guardacoste turchi. Erano ammassati su un cargo, pronti a partire per la Grecia. E dopo aver